La settimana santa agrigentina è anche artistica, tra rappresentazioni teatrali evocative e suggestive. È il caso del Pianto della Madonna, una lauda drammatica di Jacopone da Todi. È stata in scena nella cornice normanna della Cattedrale di Agrigento, intitolata al patrono San Gerlando. L'iniziativa, ai piedi della croce, è stata promossa dal MUDIA, il Museo Diocesano Agrigentino. Il Pianto della Madonna si focalizza non tanto sul patimento del Cristo negli attimi prima della morte, ma sulla sofferenza della Madre Maria. La sua passione nell'assistere alla morte del figlio, accettando la volontà di Dio. Tra gli interpreti dello spettacolo anche la nota attrice siciliana Esther Pantano, reduce dal successo della fiction Macari. Nessuna glorificazione astratta della morte di Cristo, ne emerge invece tutta la sua umanità che gli attori hanno reso bene in evidenza. All'evento un numeroso pubblico, compreso l'arcivescovo Alessandro Damiano. Esther Pantano, al Pianto della Madonna, ad Agrigento in cattedrale, quali emozioni ti ha suscitato questo spettacolo? Beh, lo spettacolo è sicuramente intenso, quando mi è stato proposto subito ho avuto un grande orgoglio intanto nell'essere considerato e soprattutto un grande trasporto rispetto a quello che intanto è la cornice che raccoglie appunto questo evento e quindi la cattedrale qui ad Agrigento, che è un luogo spettacolare che invito tutti a visitare anche per il grado di conservazione in cui si trova, perché è veramente in ottimo stato, e poi per quello che è la condizione del coro, quello che è la condizione di sacralità e quello che è la figura femminile, come è appunto la Madonna, e quindi la condizione di sacrificio, la condizione di quello che sono le madri in generale in questo periodo storico. E approfitto per parlare delle madri palestinesi e di questo periodo, e quindi di quello che sono, come se fossero veramente tante Madonne, come se questa perdita di figli continua deve assolutamente cessare. I figli della nostra terra, i figli in generale di tutto il mondo, e quindi stop al genocidio. E grazie per questa intervista. Quali emozioni ti suscita questa rappresentazione? Guarda, torno da una tournée molto lunga in città e teatri molto importanti, ma recitare questa sera nella mia città, nel Tempio della Fede cristiana ad Agrigento, è stata forse una delle più grandi emozioni dell'ultimo periodo. D'altro canto, la Madonna di Jacopone da Todi è diciamo un personaggio che mi perseguita, perché ho iniziato proprio la mia carriera alle scuole elementari proprio facendo questo ruolo, e adesso con la maturità, insomma, che mi sono portata un po' dietro, devo dire che l'emozione si è veramente triplicata. È una grande responsabilità aver fatto questo ruolo questa sera per la mia città. Per te è un ruolo importante, sei la Madonna Maria, la mamma di Gesù. Sono la Madonna e ho raccolto una parte molto pesante, insomma, è un ruolo che sicuramente doveva essere fatto con misura e dignità e anche soprattutto umanità, perché la Madonna è sì è la Santissima Vergine, ma prima di tutto è una madre che ha perso il proprio figlio. Quindi noi abbiamo impostato lo spettacolo, proprio la rappresentazione, proprio sottolineando questo aspetto umano della Madonna. Praticamente addizionato, oltre che a quello che abbiamo visto, quindi all'esibizione, al mistico che c'è dentro questa meravigliosa chiesa, la nostra cattedrale. E quindi ci sono i ricordi di quello che siamo stati e di quello che c'è attorno a noi. Chi crede, penso che viva un momento straordinario dentro proprio l'anima. E questo lo abbiamo provato tutti questa sera. Il Pianto della Madonna in cattedrale ad Agrigento, quali emozioni ti ha suscitato questo spettacolo? Tante, tante, anche perché il Pianto della Madonna era una delle rappresentazioni che mia madre faceva fare ai suoi alunni quando faceva la maestra, e Marcella ha iniziato proprio con mia madre a fare la Madonna nel Pianto della Madonna di Jacopone da Todi. Quindi è un'emozione doppia la mia, sia perché sono stata tante volte Maddalena, però qui in cattedrale mai, quindi sono contenta di rappresentarla qui, e sia perché è un ricordo anche di mia madre per me.
Allora, per me sono tante le emozioni che in questo momento affollano la mia mente. Intanto il luogo, la cattedrale di Agrigento, che per me rappresenta tutto, rappresenta la vita e purtroppo rappresenta anche momenti brutti, in quanto qua c'è stato purtroppo il funerale di mio padre. Però allo stesso tempo voglio vederlo come un segno di rinascita, di ricominciare, un nuovo inizio, perché ritornare in questo luogo dopo tanti anni per me è importante. Poi questo spettacolo io l'ho seguito da ragazzina sempre, perché l'ho fatto praticamente per 40 anni e adesso è una nuova versione, però ovviamente il pianto della Madonna è sempre quello, non c'è secondo me rappresentazione pasquale migliore di questa, arricchita da un cast di eccezione, dalla presenza di un coro meraviglioso, da un ospite particolare che è Esther Pantano, che parteciperà con un cameo, arricchendo già un cast già di suo ricco, uno spettacolo già denso di momenti diversi, e dalla lettura alla recitazione al canto. Non voglio dire altro, perché voglio dire, è bello poi insomma scoprirlo insieme. Come nasce questo spettacolo ad Agrigento? Questo spettacolo nasce tanto tempo fa e nasce dalla mente, dall'iniziativa del piccolo teatro di Agrigento, e nasce in un periodo in cui di queste rappresentazioni se ne facevano almeno una quindicina durante il periodo pasquale in tutta la provincia di Agrigento, in tutte le chiese. Mio padre, Elia Rocco, Giovanni Sardone hanno costruito insomma lo spettacolo che si faceva allora. Stasera è un po' diverso, perché abbiamo incentrato tutto sulla croce e su questi martiri che hanno fatto della loro croce la loro resurrezione, la loro vita eterna, e quindi un po' di vecchio, un po' di nuovo, un po' di storia, un po' di anche di piaghe sociali, chiamiamole così, che non sono mai state sconfitte, come la mafia, come il razzismo, però noi vogliamo essere ottimisti e vogliamo sperare che, così come i nostri martiri, quelli che ci hanno preceduti, i nostri eroi, sono riusciti a diventare immortali portando la loro croce, portando la loro pena, facendo della loro pena la loro sorgente di vita eterna, possa anche per il futuro esserci una prospettiva più rosea di quella che stiamo vivendo, ahimè, in questo momento.